Oh, la lu, tenete le mani a posto, guardare ma non toccare. Non sono una stripper. Se mi tocchi, se mi tocchi. Guarda, mi prude. Oddio, mi ha preso. Volevi rendermi uno spiedino tutto croccante, eh? Cotto a puntino. Ste porte ma. Non il tempio maledetto, ste porte maledette. La seconda volta che mi fa venire un infarto, anzi, stavolta non mi spaventa neanche più. Percepisco il male tra queste pareti. Deve esserci un maledetto oggetto da qualche parte. Io devo trovarlo. Io devo trovarlo? Ne sei sicura di questo devo? Quanto ne sei sicura? Ne sei assolutamente convinta di questo devo trovarlo? C'è un oggetto maledetto. Beh, di sicuro il buio non aiuta. Non abbiamo una torcia o qualcosa. Non parlo proprio di torcia elettrica, parlo anche di torcia. Fiamminga! Sai com'è? Il bastone con lo straccio impregnato d'olio. Posso portarmi dietro questo mezzo falò? Chi l'ha acceso? Ma poi chi l'ha acceso se io non ero a casa? Chi è il suino? Che ha giocato col fuoco? Che ha osato toccare la mia roba? Guarda che siamo. Cioè, qua gira crisi, se sprechiamo. Mi è sembrato di vedere un gatto. Se sprechiamo così le risorse, quella frugality dove la mettiamo? Qui non c'era una porta. C'era una porta, ne sono sicurissimo. Qui c'era una porta, è qui che avevo preso le mutande del professore. Professore, maestro, lo si chiami co come si voglia. Che bell'albero infiocchettato. Cos'è, un regalo agli dei? E io lo slego, vaffanculo. Per mancanza di rispetto. Così imparano a non aiutarmi. Cioè, cos'è? Apriamo le porte dell'inferno e voi non fate un cazzo? Cos'è? Siete in vacanza? Non avete voglia di lavorare, eh? Tipico degli impiegati statali. Oh, ho visto qualcosa. Ho visto un dito. Ho visto un dito. Ho visto un dito. Cos'è quella roba? Sembra una di quelle lanterne leggere che si fanno volare. Sembra un oggetto molto importante da. Ah, sono i cassetti. Beh, sarebbe anche bello vederci. Oh! Immagino che sarà un oggetto utile per dopo. Potrebbe sembrare. Oh, onorevole samurai, non posso lasciarla tornare da lei. È quello che se lei merita. Il denaro non importa. Naoko resterà qui finché potrò trattenerla. Non le risponderò ulteriormente. La prego di considerare la presente lettera come la mia ultima risposta. Un esausto sacerdote. Mi sa che un samurai chiedette la mano di Naoko come sposa, immagino. Quindi il nostro sacerdote. Come si raccolgono questi oggetti? Cos'è? Cos'è sta roba? Non lo so. Non sono un esperto di erboristeria giapponese. E questo l'oggetto. Ah, devo trovare. È vero, è vero, è vero, è vero. Mi disse che devo trovare l'oggetto del male. E che ne so io qual è l'oggetto maligno di cui stai parlando? Qui qualcuno ha rovesciato il tè. Chi è che stava bevendo il tè e l'ha rovesciato? Così devo pulire. Chi è il suino? Cos'è sto rumore? Sembrava più una falena che gira. Io l'ho chiusa la porta. Vediamolo. Sì, ammai. Sembra una falena che giocava su una lampadina. Non lo so, Frank, non lo so, Frank. È uno di questi bicchieri? È una di queste teiere? È il cavolo che me ne frega? No, no, non c'è niente, non c'è nessun oggetto maledetto. Non hai un altro posto in cui andare. Tanto tra poco torna il sacerdote, magari arriva il giorno. Sai com'è? Queste cose andrebbero fatte di giorno, quando si vede. Cioè, mi ha spaventato pure il fuoco che brucia, mi ha spaventato. Mannaggia a te. Ah, non riesco neanche a saltare. Oh, cos'è? Uno di questi cucchiai? No. Potevi anche lavarli lì i panni sporchi, sai? Qua devo andare? Beh, un tempio così grande abitato da solo due persone. Mi piace, mi piace. Di sicuro. Oh! Cos'è, una campana? Non ho esorcizzato il male così? No. Non è per niente rassicurante questo suono. Buon uomo! Oh. Ah, si è fermato all'improvviso.
Un altro enigma? No, è un cassetto molto brutto. Alquanto scomodo, pieno di candele. Pieno di candele. Per accenderle tutte ci vorrà un lanciafiamme, perché di sicuro io non ho la pazienza di accenderne una ad una. Ah, forse no, ho capito, forse... Ok, da qualche... Ho sentito qualcuno camminare dietro di me. Però mi verrebbe da pensare... Sì, la smetti di sussurrarmi nel sedere. Mi sa che mi serve la chiave per aprire quel... Il proprietario di questo specchio. La scheggia di un'anima tormentata, un riflesso indesiderato l'ha resa un oggetto inutilizzabile. Quindi immagino che sia là dentro l'oggetto maledetto e devo trovare la chiave. Facile a dirsi, vero? Sapessi dove aspita è sta chiave. Oh, ma la finisci? Oddio mio. Questa signorina mi piace ben poco. Sembra molto poco amichevole. Molto poco non sono due parole che stanno bene assieme, però. Era giusto per spiegarvi un concetto. No, questa non si apre, è solo un dipinto, ok. This cabinet contains the most sacred possessions of the shrine. Questo The tabernacolo priest does not consente. allow anyone else to open it. This cabinet contains the most sacred Ah! possessions of the shrine. The priest does not allow anyone else to open E it. lo capisco, però essendo in una situazione di emergenza, suppongo che il nostro ma maestro non si arrabbierebbe troppo se utilizzasse uno di quegli oggetti sacri, che so, per sopravvivere, no? Che dici? Qua? Una porta sigilla? Ai, brucia. Signorina, è carta a temperatura ambiente. Si direbbe che questi sigilli appartenessero a un sacerdote che ha tentato di intrappolare degli spiriti al loro interno. Ciao, bello! Lo sai che sei proprio brutto? Ovviamente bello era per Dio. Chi è che ha mangiato queste due mele e le ha rimesse? Cioè, siete degli schifosi, siete. Dove la trovo la chiave? Beh, andiamo verso il prossimo luogo. Verso il prossimo Prayers are mister. the answer. Le I'm preghiere sono quite la sure I know risposta. the proper Sono way to abbastanza pray, certa but di... I'll read the sign at the entrance, just in case. Ah! Quale segno all'entrata per pregare? Non so di cosa tu stia parlando. Dove devo pregare poi? Qua? Qua devo pregare? Come si prega? Ambrabacicicocò. Dove cazzo me ne andrò? Qui è molto buio. Cioè, vedi, quello scemo ha intrappolato gli spiriti fuori nel giardino. Quindi alla fine non è stato molto geniale da parte sua. Come si prega? Bom 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 bom. Così si prega. Dove devo leggere l'entrata? Cosa devo leggere? Aoko, sii più chiara. Sono stanco di girare come un cretino. Oh, lì non mi pare di esserci entrato. Non sembrerebbe. Non sembrerebbe. Ok, non sembrerebbe anche che io possa entrarci. Oh no, il cespuglio è il mio peggior nemico. Oddio, l'erba alta. Oh, muro impenetrabile. Qui si prega? Oh, forse devo... Oh! C'è un dito. Ok, non c'è una beata cippa. E qui? C'è una beata cippa? Ci sono ben due beate cippe. Sounds different since I broke it. I guess it's obvious I was Oh, never meant to be a priestess, oh, and gods know it. non ho capito. Devo farlo o no? Devo fare Prayers qualcosa? are the answer. I'm quite sure I know the proper way to pray, but I'll read the sign at the entrance, just in case. Ok. Il segno all'ingresso per sicurezza. Il segno all'ingresso. Voi vedete segni all'ingresso? No, perché io ho problemi di vista, a quanto pare. All'ingresso, da fuori? Dove? Sei tu il segno o no? Oh, il cartellone per i ciechi. Madonna mia. It explains the proper way Spiega il to modo pray. giusto per First, pregare. Prima drop di some tutto, money metti in dei the soldi nella offertory cassetta delle box, then offerte. ring the Quindi suona bell la and perform campana. the E prayer poi recita la afterwards. preghiera. Lo sai che sono un po' a corto di denaro, vero? Ora, quindi, in poche parole, devo prima cercare i cash.
Dove troverò il denaro? Gran maestro, non mi ha lasciato neanche la paghetta. Brutto bastardo. Qua? Una lanterna. Gran maestro, non mi ha lasciato la paghetta? Niente, 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 niente. Niente. Non c'è niente qui, non c'è. Ehi! Niente scricchiolamenti. I miei soldi dove sono? Brutto bastardo. Guarda che questo sfruttamento di minori non pagarmi. Questa è una porta? Non sembra una porta. Non sembra affatto una porta. Magari c'è qualche casa che non ho ancora esaminato. Egg-esaminato. Qui non ho. Oh, il maestro tiene i soldi sopra. Questa non è una di quelle lampade. Una di quelle lampade. Oh, ma è la cucina questa. Vai là. A posto? Ho i brividi. Ero più stupito per la porta che si è mossa più che per la comparsa del fantasma, a essere onesti. È l'unico edificio col piano di sopra che mi viene in mente. Zete! Non ti arrabbiare! Oh, non mi rispondere, eh? Guarda che ti prendo a calci. L'unico edificio con il piano di sopra che mi viene in mente è questo. Dove tieni i soldi, brutto bastardo? Uno di questi cassetti, ho già cercato. Figlio di una suina. Qua dentro? No. Tu non mi sorridere in quel modo pervertito. Non mi... Madonna! In una ciotola di riso li tieni così, nascosto tra le candele, brutto bastardo. Ma ti pare? Ok, quindi devo infilare le monete su per il deretano. Poi suonare... Oh, ti ho detto di stare zitto. Su per il deretano. E uno. Suonare la campana. Poi entrare qua dentro. Badabum, 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 ciaccia. No? No? Devo sedermi qua? Come recito la preghiera? Gentilissima. Gentilissima. La stai recitando tu per me? Come si recita la preghiera? Ho trovato una chiave. Oh, è la chiave. È la chiave dello sgabuzzino. Tua sorella. Sto aspettando il jumpscare. Sei tu! Che è successo? Tu è finita? L'ho raccolta o no? Ah, che ti succede? Oddio mio! Sei grinciata fuori dal cassetto. Che ridere. Ehi, niente scricchiolamento. Allora, devo trovare una spazzola. Lì c'erano gli spiriti malvagi o sbaglio? Non dirmi che gli spiriti malvagi li rinchiudi nella libreria, un posto di conoscenza. Oddio mio. I corridoi così stretti e piccoli non promettono mai nulla di buono. Mai nulla di buono, ma proprio mai. Oh la lu, tenete le mani a posto, guardare ma non toccare. Non sono una stripper. Se mi tocchi, se mi tocchi... guarda, mi prude... Oddio, mi ha preso... Oh Gesù. Volevo dire, se mi gratti lo scalpo mi fai un favore. Ma vaffanculo, non fai più paura. Sono un deficiente solo. Raga, ma una candela, niente. No, devo stare al buio. Sul serio devo stare al buio. Ho sentito un rumore molto strano, Ho molta paura a controllare. Oh, Dio mio. Anzi, sapete ragazzi, mi fate un massaggino. Massaggiatemi ste pale. Ste pale eoliche. Qui non si apre? No, non si apre. Ma poi cosa sto cercando, scusate? Una spazzola... di che aspetto? Non possiamo chiudere la porta che soffia un po' di corrente. Poi invece di fare tutto sto casino... No, Naoko, Naomi, Campbell, come vuol ti chiami.
Potevi anche tranquillamente. Questa non sembra una libreria. Amefuri Koso, un bambino rispettoso con un ombrello, si diverte a importunare i passanti. Quando nei paraggi piove sempre, perché lui provoca tempeste ovunque vada, in quanto servitore del dio della pioggia. Amefuri Koso adora rubare gli ombrelli altrui, ma se tu dovessi mai prendere il suo, non saresti più in grado di liberartene. Che simpatia questo Amefuri Koso, lei! Che simpatico. Bambino dispettoso, calci in culo! Spostati. A calci in culo lo prenderei. Tu Amefuri Koso. Tuo coso di Amefuri. Oh, questa è la riserva di grappa del Gran Maestro. Che cavolo è stato? Era la riserva di grappa del Gran Maestro. Ma io sto cercando quando so che è nella libreria, però. Che aspetto ha? Ah, la libreria era dove c'erano le mutande sporche. Sì, quelle che io avevo scambiato. Meno male che non posso spostare quelle coperte. Ma meno male. Ma meglio male. Ma meglio male che bene. Ma sì, è vero, devo attraversare di. Sono io che ci ho camminato sopra o si è spostata da sola? Io ho paura a passare di qua. Io ho davvero paura a passare di qua. Gli si è illuminato di rosso. Let's see if I can find the brush. Vediamo se riesco a trovare la spazzola. La spazzola, la spazzola. Questa cos'è? Kodama! La maledizione di queste divinità naturali colpisce qualsiasi incauto boscaiolo che osi tagliare gli alberi da loro abitati. Se si fa un taglio sull'albero e questo sangue, significa che è abitato. In quanto anime degli alberi che li ospitano, i Kodama sono protettori delle foreste. Capita di rado vederli, ma quando avviene, queste anime si manifestano come sfere di luce. Ma la finisci di fare sti rumori ambientali del cacchio? Per favore. Qui sono alquanto poco coraggioso, quindi evita di spaventarmi. Mi sa di aver trovato una spazzola prima. Avevo anche raccolto una pietra. Oh, le spazzole, guarda, per i ciechi. Me I'd need one with ink. ne serve una con l'inchiostro. Tua zia. Perché ormai ho finito i parenti da insultare. Chi è che sta sfogliando i libri? Chi è che si sta divertendo a leggere? Divertirsi a leggere ormai non sono più due parole che stanno bene assieme. Non in questi tempi, non di questi tempi. Guardate, io non so neanche leggere ormai. Sembra un banchiere che cerca nel caveau, porca miseria. Un rapinatore che cerca nel caveau. Quale banchiere? Sembra una cassetta di sicurezza, sembrano. Tutte vuote, tra l'altro. Ragazzi, i rumori ambientali non piacciono a nessuno. Madonna. È qui da qualche parte, magari? I'd need one with ink. Magari devo salire su? Quello? I would say there is a brush Direi che inside. c'è una spazzola Shall I dentro. double Oh! check? Oh, c'è una spazzola dentro. Oh, I sì! would say there is a brush Brutta inside. spazzola. Guarda Shall che è I qua. double check? Era qua. Guarda che mi sta attraversando. Così smettila, dai. Su. Su. Un Okay, step by step. passo Now alla I go volta. to the table to start writing the seal. Meno male che me l'ha detto, perché a me sembrava più una pipa che. No, I'm not going anywhere else. I have to start Ah, writing. devo iniziare a scrivere. Scriviamo, ti piace scrivere? Scriviamo. Oh, beh, questo sembra molto difficile da scrivere. Oddio. That's not Madonna. quite a safe place. I'll look for another room. Non sembra un posto sicuro per scrivere. È la stanza del supremo maestro sacerdote Gran Goku, Sengoku. Dai! Oh, Dio mio! Quindi, ti sembra molto più sicuro qua fuori che là dentro? Ma sei stupida! C. Oh, mi devo abbassare. Allora c'è l'incognito. Allora c'è lo sneaking. Quindi qualcosa se mi vede mi magna. Sembra Majin Buu scimpanzé. Dove lo scrivo? Qual è un posto sicuro per scrivere? Devi darmi un'indicazione, Naoko. No, non uscire dalla modalità incognito. Che se la mamma vede la mia navigazione, rischio di essere sbattuto fuori di casa. Su.
allora? Naomi. Naomi. Continua a chiamarla Naomi. Naoko. Oh, qua è un posto sicuro. Qua sembra un posto sicuro per It's too dirci. dark. I can barely see. Tua zia vede a malapena. Zitta e scrivi. Zitta e scrivi. Ignora i rumori ambientali. Vaffanpupu. Vaffanpupu. Got it. Hurry up. Ah, I must veloce, place devo it on the metterlo sulla map. maschera. Devo metterlo sulla maschera? Il scimpanzé è ancora alla mia ricerca? Spero proprio di no, eh. Corri, Frank, corri. Corri, Frank. Corri, I can hear someone from Frank. above. Posso I sentire. Oh, Dio mio, Madonna! Che cavolo è stato? Oh, forse non devo can hear correre. someone from above. Oh no, questo è stato forte. Oh, questo è stato veramente forte. Mi è pure caduto il microfono. Oh, mannaggia. Oh, dai, crea I l'atmosfera. must Ho i be brividi. silent. È stato un bel jumpscare. Ho perso la voce. Ho perso la voce. Riesco a sentire. Oh no, sì, è vero. Sei tu che prima sei entrata là dentro? Quindi se disegno sulla tua mascherina, se ci metto questo sigillo, tu avrai paura. Ti esorcizzo. Tan tan tan. Scemo! Sono qua! No, no, no! Che cavolo è? Tata! È un balletto? Posso ballare? Posso unirmi a te a ballare? Ehi! Hey. Yo! Zimbo! Io metto il. A quanto pare devo continuare a camminare da abbassato. I can hear someone from above. I must be silent. Devo essere silenziosa. Lei non sembra molto simpatico. Io volevo solo socializzare. Abbiamo pure ballato insieme. Abbiamo parlato. E tu mi tratti così. Ti consideravo un amico. Un'amica, qualsiasi cosa tu sia. E invece mi tratti in questo modo? Sei un suino. Dov'è la maschera? Oh! E ora te ne puoi andare! Ciao, bello! Pure dalle palle. Sacerdotessa novizia! Oh! Adios, amigo!